Buongiorno amici, oggi diluvia, è luglio ma diluvia, non so come sia possibile, ma non importa, noi non ci facciamo fermare da queste avversità e andiamo a sgarrare come i pazzi. Per la prima volta in assoluto andiamo a provare un fast food siciliano, si chiama Food Bottega Sicula, ma sbrighiamoci altrimenti Dada mi pesta, è già qui sotto che mi aspetta da 10 minuti. Ciao Ricciardo! Guarda Daniele! Sono triste oggi. Perché? Perché sono meteoropatico, c'ho la faccia da minchia triste, di solito col sole c'ho la faccia da minchia sorridente. Non ci può essere questo tempo comunque a luglio, decidiamoci perché non è possibile. Almeno ci ho abbassato i gradi. Esatto. Dada oggi sgarrata. Ok. Fast food siciliano. Solo a Milano esistono queste cose praticamente. Non è vero, perché questo posto qui si chiama Food Bottega Sicula. Ok. È un fast food siciliano dove sostanzialmente hanno preso, che ne so, le ricette americane degli hamburger, sì. Però ogni ingrediente è stato sostituito con un ingrediente siciliano. Che ne so, al posto del cheddar c'è la provola di quella particolare città, Sicula. Ok. Capito? E cose di questo tipo. Non so esattamente i nomi. Sono stato in Sicilia? Sono stato in Sicilia più volte, molto bella. Oh, più volte addirittura? Sì, più volte sono stato. Come è stato io? No? A 100.000 like andremo in Giappone. Vabbè ragazzi, Food Bottega Sicula c'ha 5 negozi, 5 sono a Milano. No, uno a Milano, due a Catania e due a Palermo, quindi okay. Sono rimasti in Sicilia. Ormai è nato più di 10 anni fa da questo imprenditore che ha sempre lavorato nel mondo del cibo, del food, e basta, un'idea originale comunque. Tra l'altro ho visto le foto del locale, molto molto bello dentro. Sì. Sì, molto bello. Adesso andremo a vederlo, lo giudicheremo, assaggeremo i loro prodotti e basta. Dada, buona sgarrata Sicula. Vamos. A noi. Il posto si trova a zona Navigli, quindi vicinissimo a casa nostra. Siamo arrivati sui Navigli. Dada non si sa perché aveva due ombrelli, incredibile, proprio una persona professionale sei. E il posto è leggermente lì sulla sinistra, quindi siamo quasi arrivati. Siamo in piscina veramente, guardate che torbida l'acqua poi. Ci siamo amici, Food Bottega Sicula. Eccoci qua, adesso entriamo e vediamo com'è. Ciao. Ciao. Siamo qui per fare un video, eh. Non è una minaccia. Va bene, no. Allora, ci siamo seduti qui per stare un po' nella romanticità più totale, ma guardate dentro il posto com'è fatto. Qua c'è il bancone con tutti i salumi e i formaggi. È incredibile. Bello dentro, eh. Con tutti i prodotti esposti. Tutti siculi, immagino, tutti della Sicilia. Incredibile. Adesso con il QR code vediamo il menu e vediamo cosa prendere. Allora amici, abbiamo appena ordinato. A screen vi metterò ovviamente i piatti con tutti gli ingredienti, però io ho preso un egg burger, che è carne di manzo siciliana con uova, provola, eccetera eccetera eccetera. Dada ha preso un buffalo burger, giusto perché deve cagare fuori dal vaso, con carne di bufalo di Ragusa e poi tutti gli altri ingredienti che vedrete sempre a schermo. Abbiamo provato delle food croc, che sono delle crocchette a base di prosciutto cotto siciliano, e delle patate veramente vergognose con guanciale, qualsiasi cosa sopra, e poi le vedrete. La cosa veramente carina è che non hanno tipo la Coca-Cola, queste cose qui, hanno le loro cose artigianali, e questa è la Food Cola. Esteticamente è anche bellissima. Prova il gusto, scusa, se cambia qualcosa. Tu che sei il massimo sommelier della cola. Sì, ha il sapore di... Di cola? Di cola. Però si sente che è diversa. Però una cosa diversa, ma è buona. Buona? Sembra... La Goleadora, la Coca-Cola. Ah, quella. Passata quella. Ah sì, anche il colore è leggermente diverso, adesso la provo pure io. Cazzo se sa di Goleador. Vero? Ma tanto! Sa proprio di Goleador. Buona, è leggermente più dolce tipo rispetto alla Coca-Cola normale. Allora amici, è arrivato tutto, ma guardate i panini quanto sono grandi e succulenti soprattutto. Questo è il mio egg burger. Oh, guarda qua, Dada, con l'uovo sciolto così. Sono arrivate anche le patate con il guanciale, la provola, eccetera, le crocchette e il panino di Dada. Apri un po', vediamo cosa c'è dentro. Il buffalo. Aspetta, guarda lì cipolla, dai. Oh, a prima vista sembra veramente incredibile. Cosa vuoi provare? Con cosa vuoi partire? Patate. Patatine? Vai. Vai, questo fa col becco. Che cosa che erano? Provo la guanciale. Questo è proprio food porn, eh. Sono incredibili questi. Queste saranno. Guarda come fumano poi. Occhio che non ti bruci. Sono bollenti. Tanta roba. Madonna, la patata è buonissima.
il bacon pure. Guanciale, scusami. Sì. Buonissimo. Il formaggio si sente? Tanta roba, ma si vede. Poi è proprio artigianale sta roba, ragazzi. Guardate, è la definiresti casereccia? Buona. Prova la crocchetta anche già. Così ce la togliamo. Guarda qui. Crocchette di prosciutto cotto siciliano. Guarda lì, Daniele. Questo è proprio food porn. Spettacolo. Sarà bollente anche questa. Sì, infatti, aspetta un attimo. Fammi un schiolo, No, piano. Incredibile. Stai quasi per piangere, È tutto buono. Buono? Cioè, proprio senti che... è casareccia. Cioè, che è fatta... Non è il classico sapore da fast food. Sì, è un fast food fatto bene, capito? Non è che fast food. No, è un ristorante, praticamente. Poi la selezione di prodotti che avevano nel menù era veramente infinita. Fammi provare, che sono curioso. Allora, inizio anche con le patate. Poi sono tantissime, infatti ci avevano detto che erano abbondanti. Madonna, me ne mangerei 10 di queste. Infatti. No, 10 di... Ah, 10. 10 piatti. È proprio filante, buono. Sono proprio delle patate casalinghe, vero? Casalinghe. Buono. Approvatissime. Vai di crocchetta. Provo anche la crocchetta, vediamo com'è. Qua. Sto scherzando. Anzi, provo di questa parte. Vai. Spettacolare. Buonissimo. Buona delle patate anche. La frittura esterna non è pesante. No. Si sente molto di più l'interno, secondo me è una cosa positiva. Eccezionale. Buonissimo. Si sente che i prodotti sono incredibili. Mangiamo ancora un po' di queste e poi passiamo ai nostri paninazzi. Allora, piano piano stiamo finendo queste prelibatezze. Manca solo una crocchetta e un po' di patate, però le abbiamo prese come contorno del nostro panino, che non ha delle forme umane. Proviamo. Buffalo burger di Dadda. C'è la bufala dentro, è vero? Questa qua è una mozzarella di bufala. A quanta l'ha direttamente quello? Guarda come ti esce sotto. Che spettacolo! Tanta roba? Madonna, che buono! Buono? Sento tutto. Sì? Hai preso anche la mozzarella? Mangia un altro morso, così ci dai la conferma. Sì, è vero, ci sono anche i peperoni dentro tuo. Spettacolo! Madonna, guardate quanto... No, vabbè... Ma quanto è pieno! Buonissimo? Si sente ogni singolo ingrediente? Tutta roba di qualità? Anche il pane è croccantissimo. Sì, si sentiva un po' ASMR, infatti. Buonissimo. Vai, approvato anche il panino. Dopo me lo fai provare, però. Certo. Proviamo il mio egg burger per rimanere un po' proteici. Dentro è imbarazzante, l'avete già visto prima. Guardate che cottura incredibile. Come si fa da guantare? Ah, non lo so. L'unica cosa è che è veramente un po' difficile da mangiare. Non ha la bocca così grande. Aprila. Ai! Buono. Mi piace che l'uovo si sia aperto sotto i miei denti. Mettilo come ho messo io prima. Giralo. Dai. Sono 200 grammi di carne comunque. Buono, come hai detto tu, si sente il pomodoro, si sente il bacon, si sente l'uovo. Sapori distinti per ogni singolo ingrediente e sono buonissimi, perché è tutta roba di qualità comunque. Approvato. Posso sedere il tuo? Certo. Per cortesia? Certo. Vedi qua. Giro al contrario. Vai dove sono già andato io, che sei agevolato. Sì. Cioè, continua da là. Il tuo pane è anche leggermente diverso sì. Da mio. Schiaccia, che sennò si apre tutto. Vado qua? No, dove c'è la bufala, sì, diciamo sì, lì. Qua. Tira un altro morso poi, così... Spero che si sentono tutti. Mi sa che qua hai vinto tu, eh.
Oggi ho perso. Ho vinto io oggi? È molto più succulento il tuo. È pieno di... Cioè, è buono anche il mio, ma il tuo ha quel qualcosina in più. Forse la bufala, non lo so, ma è proprio gustoso il tuo. È proprio cagato fuori dal bar. Complimenti. Assaggia il mio. Dadda assaggerà adesso il mio egg burger. Buono, ma non quanto il tuo. Occhio, è rischiato tantissimo. Cazzo, lo butto dentro un attimo qua. Sì, sì, butta dentro, metti dentro, metti in tasca. Senti, buono, però il tuo c'ha uno sprint in più, Dadda. Però è buono anche questo. Buono anche questo. Forse anche le cipolle, il tuo, i peperoni che danno quel un po' più di saporito, sì. Vero? Un po' più però di sapore. Però è incredibile anche questo, l'uovo, il guanciale, sì. Cos'è? Sì, incredibile anche quello. Te l'ho distrutto, mi sa. Me l'hai completamente distrutto, annientato. Finiamo tutto, ragazzi, adesso e basta. Valutiamo il WC di questo posto. Bello anche questo. Molto moderno, tra l'altro. Donne qui, uomini qui, vediamo. Ah, la luce si accende da sola. Bellissimo, pulitissimo anche. Vedete, anche comunque il WC di un posto va curato. Bravi. Comunque abbiamo notato che oltre tutti i prodotti presenti qui che vendono e sono di loro produzione, lì fanno anche proprio l'aperitivo, immagino, con tutti i cocktail fatti anche questi da loro, tipo food tonic, Etna spritz, Olean cocktail. Carina come cosa. Danielson! Eccoci. Traiamo le nostre conclusioni innanzitutto, senza vedere il prezzo, poi passiamo al prezzo. Ok. Come ti è sembrato il posto? Allora, il posto è bellissimo. Bello, eh? Particolare. È proprio un luogo adatto per uscire con gli amici, si trova sui Navigli, poi potete andare a bere, che ne so. Esatto, poi stavamo ragionando prima che hanno tutti i prodotti con il loro marchio, sì. Quindi deve essere una produzione enorme. Sì, sì. Infatti, avendo comunque 4 locali in Sicilia e uno qui, è una scelta consapevole questa. Nel senso, avranno tenuto tutto là e ne avranno portato solamente uno a Milano. Certo. Ci sta un sacco, i prodotti sono buoni, di ottima qualità. Buone, poi questo stavamo parlando solo del ristorante. Sì. Cibo, qualità, cibo incredibile, non è un semplice fast food, penso che l'abbiate capito, ma ci sono anche taglieri, tantissime altre cose che ovviamente non siamo riusciti a prendere. E siamo pienissimi perché le quantità erano immense. Prezzo? Prezzo sto giro cicco, eh? Non ho più pallida idea. Fammi allora. Proviamo, eh? Avrei già visto, porco Dio, no. Se me lo direi giusto di nuovo. No. Come sbagli qua, eh? 60? 61,90. Eh? Avrà visto, l'avrà io visto. Io devo andare a fare i giochi di questi giochi qua. Il tuo Buffalo Burger veniva a 14,90€, ci sta, sì. Per l'immensità del panino. 15 euro, sì. Di media cosa. Egg Burger 15,90€, le cose 5. Che costano un po' di più sono le Back Potatoes, quelle con il guanciale, e le crocchette, perché vengono 8,90€ l'una, ah. Sia le patate che le crocchette, okay. 8,90€, 8,90€. E basta, le due cole 3€ l'una, vabbè, l'acqua è 61,90€. Un po' più alto rispetto alla media dei fast food, sì. Ma non è un fast food, ripetiamo. Ristorante e 30 euro a persona per tutto quello che abbiamo mangiato ci può ci anche sta, stare, sì. Dai, forse un pelo alto, ma per essere a Milano sui Navigli ci sta, sì. Giusto? Voto 8, un bel 8, glielo diamo, sì. Sì, per forza. Oh, grazie di cuore, grazie a te. Per questa sgarrata sicula, ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti tutte le vostre considerazioni come sempre, che sono ben accette, e noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.